Quando è successo? Quando l'avete saputo? Ci hanno chiamato questa mattina e quando siamo arrivati era già morto da qualche ora. Ancora non hanno capito che al primo sintomo devono avvisare subito il Tribunale della Sanità. Siete impazziti, volete curarli? Perché non li bruciate? Loro non soffrono e voi risparmiate tempo. Che succede? Non c'è più posto nel lazaretto. Ah, non siate pazzi! Soltanto così il contagio verrà evitato. Già, adesso appena uno si sente un po' male, voi tirate fuori la peste, non è così? Ma che sapete di lui? Quello che hanno portato via, eh? Avanti, di cosa è morto? Io vi conosco, voi siete il Setala, il capo di quelli che vogliono per forza che ci sia la peste qui. Volete spaventarci? Vi siete inventati la peste per guadagnarci denaro sopra. Maledetti impostori! Non vi bastava tenerci sotto con la fame, anche con la peste! Sono tutte storie quelle che ci venite a raccontare. Andate via! Ah, continuate a rifiutare di credere! Gente senza cervello! E Milano diventerà un inferno! Vi abbiamo detto di restarvene a casa. E voi niente! Di evitare il contatto con gli altri, eh? E invece tutta la città è nelle piazze, nelle strade, perché c'è il carnevale! E tutti quanti vogliono divertirsi per forza! Ah! Presto tutti i carri non basteranno più a raccogliere i morti di Milano. Ve li lasceremo qui, nelle strade. Orrendo spettacolo. Allora sì, capirete la morte.